questo video, raga, andremo a vedere tutto il nuovissimo pass battaglia della season 3 capitolo 5 di Fortnite e vedremo anche come sarà la nuovissima mappa che sta per arrivare all'interno del gioco. Ma prima avete solo 5 secondi per lasciare like e iscrivervi al canale se anche voi vorreste avere tutto il pass battaglia già adesso nel vostro armadietto. Quindi veloci, 5, 4, 3, 2, 1, tempo scaduto. Ok, raga, io veramente non vedo l'ora che esca la nuova season 3 di Fortnite, ormai manca sempre meno. E oggi scopriremo come sarà tutta la nuova mappa della season 3 e parleremo anche delle skin che usciranno nel nuovo pass battaglia di Fortnite. Però prima, raga, vi lancio una sfida. Vediamo, raga, quanto siete esperti di Fortnite. Scrivete nei commenti il nome della skin che sto utilizzando adesso, perché se lo indovinerete vi saluterò nel prossimo video. Ovviamente vi dovete anche iscrivere al canale, raga, se no non vi saluto. Bene, raga, iniziamo subito a parlare della season 3 di Fortnite. Infatti negli scorsi video abbiamo già parlato di tantissime cose, ma oggi, raga, ci sono veramente un sacco di news assurde. Beh, infatti, raga, questa mappa che state vedendo adesso di questa stagione, nella prossima season cambierà veramente tantissimo. E iniziamo, raga, da un aggiornamento che avremo praticamente tra uno o due giorni, tra pochissimo. Ovvero, raga, una collaborazione tra Fortnite e Star Wars. Una nuovissima collaborazione che non riguarda soltanto il Lego, come state vedendo appunto dal video, ma riguarda, ragazzi, l'intero Fortnite. Anche la battaglia reale avrà un aggiornamento assurdo. E ovviamente, raga, all'interno della mappa arriverà probabilmente qualche nuovo boss e saranno aggiunte un sacco di nuove armi. Come ad esempio questa, che dovrebbe essere, se non sbaglio, una balestra, una cosa del genere. Poi, attenzione, avremo anche il ritorno della spada laser su Fortnite, che è veramente qualcosa di fortissimo. E infine quest'altro fucile molto molto strano. Bene, raga, ma adesso arriviamo effettivamente alla parte più interessante di questo video, ovvero la season 3, raga, la nuova mappa che sarà completamente modificata. Infatti negli scorsi video abbiamo parlato di quello che potrebbe succedere alla nuova mappa e ve lo dirò di nuovo, perché è veramente qualcosa di incredibile. Infatti l'intera mappa di Fortnite molto probabilmente nella prossima stagione. Bene, raga, la prossima stagione potrebbe avere un tema completamente apocalittico. Infatti si dice che la mappa diventerà molto simile a questa immagine che state vedendo, ovvero tutte quante auto distrutte, negozi distrutte, case distrutte e il terreno, raga, cosparso da una sorta di sostanza strana, che potrebbe essere praticamente quella che troviamo adesso nei fiumi vicino al cupo cancello e al mondo sotterraneo. E quindi, raga, sì, la mappa della prossima stagione molto probabilmente subirà tantissime modifiche. Ma aspettate, perché ovviamente sappiamo un sacco di altre notizie. Ad esempio, ragazzi, il Monte Olimpo e il mondo sotterraneo molto probabilmente non saranno del tutto rimossi, ma resteranno all'interno della mappa, o almeno una parte resterà nella mappa. Però ovviamente, raga, i boss di Zeus e di Ade, che troviamo appunto al mondo sotterraneo e al Monte Olimpo, saranno cancellati, quindi non ci saranno più i boss. E ovviamente non ci saranno nemmeno le armi mitiche dei fulmini, in generale tutte quante le altre armi dei boss. Ma attenzione, perché un'altra parte della mappa, che potrebbe essere questa qua in basso dove c'è Piazza Piacevole e scalini spocchiosi, oppure la parte in alto, ragazzi, dove troviamo Campi Candidi, Tana Tracotante, eccetera, potrebbero subire delle modifiche e in qualche modo diventare sostanzialmente post apocalittiche. Ok, ok, ma come faccio a sapere tutte queste cose? Beh, in realtà non è molto difficile. Infatti, raga, l'oracolo di Fortnite, che si trova appunto nelle missioni storia, ha praticamente detto che all'interno di Fortnite, raga, sta per arrivare un qualcosa di veramente molto pericoloso. Probabilmente, raga, molto presto all'interno del cielo inizieremo a vedere delle cose strane. E no, non sto parlando dei fulmini della tempesta che già vediamo adesso, ma sto parlando proprio di qualcosa, raga, che andrà a rendere completamente oscuro il cielo di Fortnite. Quindi, raga, preparatevi, perché nella prossima stagione delle parti della mappa saranno completamente distrutte e probabilmente saranno anche molto strane. Ma adesso, raga, è arrivato il momento di parlare di un evento. Infatti, raga, vi ricordate che nella scorsa stagione, esattamente in questo punto, era spuntata questa gigantesca mano di lava che ha praticamente portato il casino che vediamo adesso sull'isola di Fortnite? Bene, è molto probabile, raga, che alla fine di questa stagione avremo un altro piccolo evento come quello. Ovviamente non sarà lo stesso, sarà leggermente diverso. Avremo appunto qualcos'altro che succederà su Fortnite, che appunto avverrà o alla fine di questa stagione oppure all'inizio della season 3 di Fortnite. E dopo quell'evento, beh, effettivamente la mappa non sarà più la stessa e diventerà sostanzialmente un inferno apocalittico. Beh, ovviamente, raga, ancora non sappiamo se questo evento ci sarà veramente, non abbiamo ancora una data, però è molto probabile che Fortnite farà qualche evento. Ok, ok, ma adesso, raga, dobbiamo assolutamente arrivare a parlare del pass battaglia, perché sicuramente volete sapere se volete appunto shoppare il pass battaglia oppure no. A proposito, raga, scrivete nei commenti di questo video se avete shoppato il pass battaglia di questa stagione 2 e se shopperete il prossimo. E beh, raga, questa è una piccola anticipazione di quello che potrebbe succedere alla mappa. Ovviamente è solo un concept. Ma andiamo adesso alle skin. Queste che state vedendo a schermo, raga, sono tutte quante le skin a cui Fortnite praticamente sta lavorando e che potrebbero uscire, raga, molto presto all'interno del gioco, nel pass battaglia oppure appunto nello shop di Fortnite. E come vedete, tra tutte quante queste skin ce ne sono alcune
alcune molto interessanti che effettivamente riguardano un tema post-apocalittico. Alcune le abbiamo già viste nello scorso video. La prima skin che vediamo è esattamente questa, che sembra praticamente un motociclista pronto a combattere praticamente tutti quanti i mostri. La seconda invece è questa sorta di baccello con tutte quante le armi e le armature strane. E poi abbiamo anche questa versione che è molto simile a quella di prima, ma effettivamente un po' strana. E infine abbiamo una nuova versione del manichino di Fortnite, che è una skin che appunto è già stata aggiunta. Oddio, questa skin è veramente super bella e molto probabilmente, raga, potrebbe essere aggiunta in un tema post apocalittico. E poi infine abbiamo questa sorta di lince, se non sbaglio dovrebbe essere. Ok, skin molto interessanti. Vabbè raga, ovviamente tutte quante queste skin che avete visto non sono skin ufficiali, sono skin a cui Fortnite appunto sta lavorando e che potrebbero essere aggiunte nel pass, perché come avete visto riguardano un po' il tema post apocalittico. Raga, un motociclista, pensate raga, andare in una moto a sconfiggere tutti quanti gli zombie che potrebbero esserci in mappa, o chissà quale altro mostro. Oppure delle skin mezze mutanti, come abbiamo visto appunto il baccello, o altre skin. Oddio raga, il signor Peter Griffin mi voleva pushare ma l'ho distrutto ovviamente raga. Grazie come sempre al codice Nax con 2x, mi raccomando codice NAXX nello shop di Fortnite, per essere super forti e per shoppare il prossimo pass. Perfetto, ma adesso continuiamo subito con le news. Infatti raga, ci basta guardare questa schermata. Se non sapete che schermata è, dovete assolutamente guardare questo video. Si chiama tutto il 2024 di Fortnite, che abbiamo visto praticamente tutto quello che uscirà nel 2024 su Fortnite. E se guardiamo bene appunto in questa immagine raga, esattamente al centro c'è un'immagine che riguarda proprio la stagione 3 di Fortnite. La troviamo esattamente al centro, perché come vedete a fianco c'è l'immagine della stagione 2, mentre appunto a destra abbiamo quella della stagione 3. Vediamo dei combattimenti veramente assurdi. E sotto vediamo la lista delle collaborazioni che usciranno. La prima è Fall Guys, infatti dovrebbe arrivare Fall Guys su Fortnite. La seconda è la collaborazione con Metallica, un gruppo musicale. E infine con Pirati dei Caraibi. E quindi raga, mi sembra veramente scontato dirlo, molto probabilmente, anzi quasi al 1000%, nella prossima season, nel pass battaglia, avremo finalmente la skin dei Pirati dei Caraibi. O meglio, ci sono molte skin ovviamente, però ne avremo una oppure due. Probabilmente nel pass ne avremo sicuramente una, e probabilmente poi, ora la smetto di dire probabilmente, e appunto poi ne avremo altre all'interno dello shop di Fortnite o magari nella crew. Quindi preparatevi raga, questa collaborazione è veramente veramente figa. Io veramente raga non vedo l'ora che esca. Ora saluto velocemente alcuni di voi che hanno scritto il nome della skin nello scorso video. Quindi ciao Rania, ciao Grazia, ciao Michelle, ciao Luca, ciao Artevin, ciao anche Ptero. Salutiamo anche Alessio, anche se ha sbagliato il codice creatore raga, non è Nax ma è Nax con 2x, ve lo ricordo. Infine ciao anche a Nicola. Detto questo raga, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzuoli.